Allora, ieri era San Carlo, oggi San Leonardo, pensate, ieri era il protettore delle patatine, San Carlo. Se venivi ieri... E noi si parla di incidenti. Incidenti, vergognosi. Perché, ora vergognosi, ecco, vergognosi. Le sue solite esagerazioni, vergognosi. Perché sono stati incidenti vergognosi? Vergognosi, una partita di coppa che non dice niente, eccetera. Vuol dire perché che... le partite importanti va bene, no, tirare i sassi. No, ma sono più, ma quelli erano sette gatti con quattro topi lì, mamma... Fanno erano sette gatti quelli di Siena? Con quattro topi che si facevano così, ma si fa casino. Scusa, la rivalità tra Arezzo e Siena è sempre esistita. Ma ti sta bene che abbiamo fatto così? No, ma allora, io dico che tante volte vedi 10 tifosi nella curva ospite che dicono aretini, pezzi di merda. Ha fatto tutta la partita. E allora? Gli aretini se ne sono i pezzi di merda. Ha fatto tutta la partita. Era finita lì. Alla bene, fine ognuno bene. Teneva la sua merda e andava via. Non ho capito io che dovevano stare lì a fare a tirarci i sassi, a rompere i pullman, a pigliare il daspo. Cioè questo non è, il calcio non ha bisogno di questa gente, proprio non ha bisogno. Però secondo me Capuano ha sottovalutato l'astio, ha messo le seconde linee in una partita che l'Arezzo doveva vincere. No, io sono d'accordo con Maurizio Sarri che tutte le partite bisogna tirare a vincerle. No, non ci deve essere il riposo perché ce n'è nato. Tutte le riposo partite sarebbe il turnover. Il turnover. Finalmente lo chiama riposo. Riposo, sì. No, perché allo stadio d'Arezzo dicono extra time per dire recupero. Recupero, ma comunque le partite che giocano. Vanno giocate per vincere. Per vincere. Esatto. Anche perché la Coppa Italia ha scarso valore, però se alla fine arrivi primo pigli un po' di soldi. Ora questo cosa dice a questi ragazzi dell'Arezzo che hanno tirato i sassi? No, ma che gli vuol dire? Tanto bisogna dirlo a tutti. Ma è una cosa, io gli consiglierei a stare a casa, tanto alle società servono. Il tifo di quello lì non gli serve neanche i giocatori corrono di più. Servono solamente a far casino. Se tirano i sassi ai giocatori però fuggono di più i giocatori. No, ma l'ha tirato ai sportivi, non ai giocatori, questi qui. L'hai capita? Oppure ma, se cioè, non ma a fare le battute col Brandini è come dare il concio alle colonne. Capito? Non lo prendono. Non lo prendono le colonne. Ma sei sicuro? Ma l'ha mica capito. Senti, niente, Bianconi stamani ha detto che è confitto, ora è passata fitto. Che c'entra il Bianconi? No, l'altro argomento è sul giornale. No, hai fatto bene a nominare il Bianconi perché mi hai rotto i coglioni. Che ci fa rima. Sì, ma lui credo che ha di molti. No, te a me. Ah, lui no, a te. Salutiamo. Te, allora c'è te niente.